Radio Radicale, siamo con Marco Rizzo, segretario del Partito Comunista, per parlare con lui non solo delle amministrative, perché lei si è candidato a Siena contro Enrico Letta, abbiamo visto com'è andata, sono andati a votare in pochissimi, quante persone sono andate a votare? Sono andato a votare meno del 40%. Letta partiva da oltre 60 con i voti del 5 Stelle, ha preso meno del 50, un pelino meno del 50, quindi è diventato deputato col 20% della popolazione di quel collegio. Io ho preso il 5%, un risultato soddisfacente se guardiamo la sproporzione dei mezzi, perché in quel mese Letta è andato in televisione 46 volte quanto sono andato io. Ah, certo. Allora, senta, le volevo chiedere questo. Lei è un marxista-leninista, insomma, le volevo chiedere, in questa fase abbiamo visto che il Partito Democratico ha giocato la carta dell'antifascismo. Io immagino che anche lei sia antifascista. Volevo sapere che differenza c'era tra l'antifascismo di Letta e quello suo, visto che questo è stato un argomento, che ha tenuto molto banco in questa settimana, che ha fatto anche un po' la campagna per il ballottaggio delle amministrative, poi lei mi dirà se questa interpretazione è giusta o meno. Allora, che cosa può dire? Sabato è successa una cosa brutta, anzi bruttissima. Lei da comunista che dice? Intanto io sono per fare una valutazione sull'antifascismo, riprendendo le parole di Giancarlo Pajetta, che era un grande dirigente comunista del secolo scorso. Lui diceva che i conti col fascismo li abbiamo chiusi il 25 aprile del 1945 e c'è un antifascismo così da passerella, da campagna elettorale, che viene rispolverato dal Partito Democratico, che è lo stesso partito che ha votato l'equiparazione tra nazismo e comunismo al Parlamento europeo, cioè in netta contraddizione con quello che poi fa. È un antifascismo così da operetta. Lo dice uno che, per intendersi, così capite con chi state parlando, uno che i fasci lo hanno aspettato sotto casa 3 volte quando ero ragazzo, nel 75, nel 76 e nel 78. Tanto per L'hanno sapere. trovata? L'ultima volta sono riuscito a scappare spaccandomi tutta la faccia con i vetri della porta che venivano giù, perché sennò mi ammazzavano. Quindi insomma stiamo parlando di questo, di quei tempi, ecco. E oggi essere antifascisti significa non stare dietro ed esaltare le azioni di qualcuno che fa il saluto romano. Fate attenzione. Oggi essere antifascisti significa essere contro il capitalismo, contro questo modello di sistema che guarda caso usa anche. Perché quello che è successo alla CGIL sabato scorso non va solo non è una cosa solo da condannare, è anche da interpretare. Quando un gruppo di persone riconosciuto da tempo sta in una piazza, annuncia l'assalto, c'è la polizia, gli elicotteri, i droni, li si lascia andare, ci vuole un'ora da San Giovanni arrivare alla CGIL, li si lascia andare, li si lascia trovare quattro finanzieri, che le divise erano grigio, questi filmati. Vuol dire che se non la forbice è tra gliel'hanno lasciato fare o molto peggio, è chiaro? Perché poi bisogna vedere a chi giova questo. Il governo si è rafforzato o indebolito? Si è rafforzato. La CGIL che era morente dal punto di vista del sindacato concertativo, perché se la CGIL cambiasse, viva, ma la CGIL, avete visto, no? Landini con Draghi che gli mette la mano, come fanno i presidenti americani. Se lo Sapete cosa? sarebbe mai aspettato Sapete? un. No, no, Di Vittorio secondo me si rigirano la tomba. Cioè, Quella Di mano, Vittorio non quella avrebbe mano. fatto un abbraccio con Draghi. No, avrebbe fatto forse come ha fatto Raul Castro con Obama. Quel mettere la mano così, tra amici non è niente, tra capi di Stato, tra il Presidente del Consiglio e il capo del sindacato, significa che c'è uno che domina e uno che è dominato. È un simbolo così. Nel 2013, si può andare a vedere, è molto interessante, è un filmatino che dura 2 minuti. Obama parla all'Avana con Raul Castro, si stringono la mano, gli sta per mettere la mano sulla spalla e Raul Castro gliela solleva e gliela porta in alto per non essere dominato. C'è anche tutto un rituale massonico su questo,
non credo sia questo il caso, non lo so, non ci capisco niente, ma vi assicuro che farsi mettere la mano così è una cosa di dominante. Quindi lei è un po' d'accordo con quello che ha detto, alcune cose che ha detto ieri la Meloni sull'interpretazione di quello che è successo? Io sono stato il primo a scrivere su una strategia della tensione, certo in forme diverse, perché è una cosa terribile questa roba, cioè è una cosa appunto non solo da condannare, ma da interpretare. Certo. Senta, adesso lei come vede il fatto che il ministro dell'Interno aspetterà 9 giorni prima di venire qui a riferire e poi la prossima settimana si discuterà di questa mozione di scioglimento di Forza Nuova? Il governo ha detto ci stiamo riflettendo, allora volevo sapere lei come vede questa dinamica dei fatti. I fatti sono davanti agli occhi di tutti. Cioè queste persone sono state lasciate libere di fare quello dopo che gli intenti erano chiari. Se io e lei andiamo qua fuori da Montecitorio e diciamo stiamo per andare a spaccare le vetrine di un negozio o di una sede e lo annunciamo col megafono, ci fermano. Non ci fanno uscire dalla piazza. È chiaro, no? Se te lo lasciano fare c'è un motivo. Bisogna interpretare qual è questo motivo. La battuta della Morgese del ministro, che se no avrebbero fatto peggio, cosa vuol dire? Cioè, quindi la polizia si regola sulla base della, come dire, della muscolosità delle persone che compiono degli atti di rottura della legge? Ma dove siamo? Allora se arriva un rapinatore dice ma no, gli abbiamo fatto rapinare la banca perché aveva la pistola, poteva sparare. Non lo fermiamo perché era troppo pericoloso. Ma insomma, ho capito. Senta, ma quando si organizzano manifestazioni di questo genere? Ecco, no, dicevo, una delle cose che è successa, e poi il giorno dopo c'era la manifestazione dei sindacati di base, che è stata depotenziata da questo. Il governo ha detto che ci saranno... Sull'autotrasporto, sull'Alitalia. Ci saranno delle strette, no, anche contro il Green Pass. Certo. Ci saranno delle strette su chi manifesta. E quindi cioè in un colpo solo hanno, in un colpo solo è successo. Un rafforzamento del governo, un rafforzamento del sindacato concertativo, una stretta sulle manifestazioni, sull'opposizione sociale e di ogni tipo nel paese, insomma, cosa è se non una riedizione di una strategia della tensione? Certo, la strategia della tensione dell'epoca era quella per fermare l'avanzata delle forze progressiste, del Partito Comunista. Adesso non è che ci sono forze di quel tipo, ma c'è un potere che si deve consolidare e che non ammette nessuna opposizione. E quindi questo consente di schiacciare ulteriormente qualsiasi opposizione. Dentro questa dinamica, poi nella dinamica della politica che conta pochissimo, c'è il successo del PD, perché il PD, pur facendo le cose terrificanti, dentro questa dinamica ha un suo corso e ce l'ha maggiore del centrodestra, che evidentemente non è neanche capace di capire quello che sta succedendo. Senta, oggi Letta ha detto se vinciamo a Roma e a Torino è un trionfo. Lei vedo che vincono a Roma e Torino. Ecco, è allora... chiaro che vincono. Letta è uno che gioca facile, no? È uno che va in un seggio del 65% a candidarsi. Io in un mare in tempesta con uno come Letta non ci andrei. Nella calma piatta tutti possono prendere il sole. Certo. Le volevo chiedere, adesso che cosa succederà? Allora, volevo innanzitutto chiederle come ha trovato questo attacco di Provenzano a Fratelli d'Italia e... Ma guardi, io credo che la politica ha lasciato tutto in mano alla finanza, cioè oggi la finanza governa, tant'è che abbiamo un banchiere che governa l'Italia, non vedete, c'è un governo e poi c'è la politica in un piccolo stagno, in quello stagno se le danno di santa ragione, ma non hanno alcuna influenza, cioè non... poi posso permettermi anche di guardare cosa accade, di dire questo è stato più bravo, più furbo. Ma quella politica lì non conta più niente. Cioè, non vedete, Draghi governa e se ne frega di questi qua. Certo. Il sindacato potrebbe essere una delle forze che può bloccare il paese, che può dire delle cose, che può rivendicare delle cose. Metto la mano sulla spalla. Ma di cosa parliamo? Senta, le volevo chiedere... Draghi ha più potere di Ceausescu. Senta, le volevo chiedere, domani secondo lei che succede? Noi abbiamo visto questa cosa dei portuali di Trieste. Beh, ci sono dei settori di classe operaia che hanno ancora un po' di tenuta,
tenuta sia nel rivendicare le cose, sia nel... Questa vicenda del Green Pass non è una vicenda sanitaria. Vorrei spiegare, se sarò etichettato subito. Se tu metti un lasciapassare per entrare dentro un luogo di lavoro, dopo che sei stato nel luogo del massimo affollamento, dove non ti viene richiesto nulla, che sono le metropolitane, i treni per i pendolari e gli autobus, vuol dire che stai prendendo in giro la gente. Perché se fosse una misura sanitaria, quella misura dentro quei luoghi di trasporto andrebbe messa. E invece non c'è lì, ma c'è nei luoghi di lavoro. Noi siamo l'unico paese in Europa che per entrare a lavorare, non a prendere un aperitivo o a stare a fumarsi una sigaretta, per entrare a lavorare, quindi un diritto fondamentale, abbiamo bisogno di un lasciapassare. È una cosa terrificante. Secondo lei contraddice l'articolo 1? Ma assolutamente. Perché se il tema fosse la sanità pubblica, farebbero gli investimenti sulla sanità pubblica, no? La sanità pubblica è quella che non ha subito, nella PNRR è l'ultima voce, dava 19 miliardi in 6 anni, e fino superata dalla parità di genere, dalla differenza di genere, cioè, capite? E quindi della sanità pubblica non ne frega niente nessuno. Se andatevi a leggere, il maggio 2020, scrivete Speranza, ministro, raddoppieremo del 115% medici e infermieri. Bugie. Più del superbonus. Bugie. Quindi non c'entra nulla con la sanità. E questi portuali di Trieste c'hanno la scheda di diritto. Senta, voi ai ballottaggi come Partito Comunista non vi apparentate con nessuno? Credo che andrò a farmi uno spaghetto. Ho capito. Va bene, senta, io la ringrazio per averci detto quello che pensa, come ha sempre fatto a Radio Radicale, su quello che è successo questa settimana, che è un'interpretazione. L'ultima cosa, mi permetto di ricordare, sì, che queste cose bloccano, riducono la capacità dell'opposizione. Noi abbiamo convocato per il 30, sabato 30, quando c'è il G20, quando ci sono i grandi del mondo qua a Roma, una manifestazione per dire tutte queste cose contro la gabbia europea, contro la NATO, che abbiamo speso 9 miliardi di euro per l'Afghanistan, no? E siamo punto a capo, no? Sono morte 55 persone, soldati italiani, e nessuno dice niente. Una politica estera devastante che hanno fatto i governi di centrodestra e centrosinistra, e proseguendo con i 5 Stelle, avevano anche il ministro. Nessuno ha detto niente. È passata così, 9 miliardi di euro, 55 persone morte. C'erano i talebani, sono tornati i talebani, e noi abbiamo perso tutta questa roba. Quanti ospedali, quanti treni, quante famiglie starebbero meglio senza i propri cari morti. Ma vi rendete conto? È un paese davvero incredibile. E noi manifesteremo contro queste cose, contro tutte le tematiche, per il lavoro, per la sanità pubblica. Contro... Manifestazione pacifica. Ma siamo così stupidi? Saremmo così stupidi? Ma certo. Certo. Va bene, senta, grazie tante. San Giovanni, 30 ottobre, sabato 30 ottobre pomeriggio. Pomeriggio, da che ora? Così... 14:30. Ci sarà una kermesse. Non siamo solo noi del Partito Comunista, ci sono varie forze. Il comitato è contro Draghi, si chiama Contro il Governo Draghi. Va bene. Grazie a Marco Rizzo del Partito Comunista.